L'Emporio USA, abbigliamento uomo a cassino, è l'occasione unica per te con i nuovi prodotti. Un totale assortimento di abiti uomo, giubbini, giacche, uno stile rinnovato per una stagione a prezzi veramente interessanti. L'Emporio USA, con la nostra qualità a prezzi bassi. Maglieria, camiceria, jeans, scarpe per tutte le occasioni importanti a prezzi bassi, anzi bassissimi. L'Emporio USA vi aspetta in Corso della Repubblica nel centro città di Cassino. Crescere, innamorarsi, prepararsi a una nuova vita. Quando tutto cambia, noi siamo sempre al tuo fianco. Professione Casa, quando la tua vita cambia. Mediacentro, la televisione di Cassino e del Cassinate. Manusei, quest'oggi in campo, con la mano numero uno, Cosimo La Corda! Numero 2, Ermanno Matteo Aglio. Numero 3, Andrea Carpa. Numero 4, Matteo Di Casu. Numero 5, Andrea Congiu. Numero 6, Federico Bero. Numero 7, Federico Mastro Marino. Amici sportivi, benvenuti allo stadio Licius di Lanusei. È tempo di playoff nel campionato di Serie D. I padroni di casa affrontano il Cassino dopo aver smaltito in settimana la delusione per la promozione diretta sfumata nello spareggio di Rieti contro l'Avellino. Lanusei che proverà a fare strada nei playoff esattamente come il Cassino. Ci attendiamo una partita molto molto accesa che verrà arbitrata dal signor Marco Sicurello della sezione di Seregno, coadiuvato da Cristian Cortinovis di Bergamo e da Sara Capelli, anche lei di Bergamo. Andiamo a dare subito uno sguardo alle formazioni scelte dai rispettivi allenatori per i padroni di casa del Lanusei. Scendono in campo con il numero 1 Cosimo La Corda, con il numero 2 Yves Herman Covadio, con il 3 Andrea Carta, il 4 Matteo Licaciu, con il 5 Andrea Congiu, con il 6 Federico Bonu, con il 7 Federico Mastro Marino, con l'8 Andrea De Montis, con il 9 Alessio Chiumarulo, con il 10 il capitano Pietro Ladu, e chiude il quadro con il numero 11 Mattia Floris. A disposizione ci sono Kingari, Righetti, Tenkorang, Yamme, Maron, Giusai, Sicari, Tenkorang e Quatrana, l'allenatore e ovviamente Aldo Gardini. Questo il quadro per il Lanusei, accolto quest'oggi da un pubblico festante, nonostante appunto la cocente delusione per la sconfitta nella finale della scorsa settimana, o meglio nello spareggio della scorsa settimana contro l'Avellino. C'è anche un messaggio molto molto importante per la comunità di Lanusei. Vedete lo striscione, giuste mani dal nostro ospedale, ospedale Lanusei, che è al centro di numerose polemiche, che è molto molto importante per questa zona della Sardegna. Ci manca da elencare l'11 iniziale schierato da Corrado Urbano, tecnico del Cassino, con il numero 22 Mattia Palombo, il portiere dunque in ordine numerico dal 4 al 66 Nicolas Di Filippo, Imperio Carcione, Umberto Prisco, Fabrizio Tirelli, Pietro Tribelli, Davide Centra, Cristian Tomassi, Francesco Marcheggiani, Capsu Darboe e Vittorio Nocerino, appunto con il numero 66. Prima del fischio d'inizio della partita verrà osservato un minuto di raccoglimento. Terminato il minuto di raccoglimento, ci sono gli applausi del pubblico, le squadre prendono posto in campo in attesa del fischio d'inizio. Ci manca da elencare la panchina del Cassino, composta da Della Pietra, Fragnoli, Matera, Reali, Cocorchio, Miele e Di Sotto, l'allenatore e ovviamente Corrado Urbano. Tenuta interamente blu per gli ospiti del Cassino, che andranno con Marcheggiani a battere anche il calcio d'avvio. Consueta tenuta casalinga di colore bianco con risvolti verdi e rossi per il Lanusei. Si parte, inizia la gara qui al Licius. Con il Cassino che in questo primo tempo attacca
da destra verso sinistra, che prova a portare il primo pericolo dalle parti di Cosimo La Gorga. C'è Nocerino che si incarica della rimessa in gioco con le mani. Il pallone molto lungo allontana di testa Congiu per il Lanusei, dunque un altro duello aereo con il pallone scodellato in avanti dal numero 4 di Filippo, il pallone che rimbalza e che stava per diventare buono per Umberto Prisco. Era pronto alla battuta verso la porta di La Gorga, in qualche modo ci ha messo una pezza il Lanusei, che con tutta calma potrà rimettere in gioco dal fondo con Cosimo La Gorga. Si tratta ovviamente di una semifinale che si gioca uno scontro diretto, sostanzialmente in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari si andrà con i tempi supplementari, e qualora dovesse permanere il risultato di parità, a quel punto il passaggio del turno andrà alla squadra meglio piazzata al termine della regular season, in questo caso il Lanusei. Dall'altra parte del tabellone playoff, possiamo chiamarlo così, ci sono ovviamente Trastevere e Latte Dolce, si affrontano sempre questo pomeriggio. Sono passati poco più di 90 secondi dal fischio d'inizio della partita, ancora il Cassino che prova a occupare la metà campo del Lanusei. C'è ancora Nocerino a incaricarsi della ripresa del gioco, finta sostanzialmente una battuta all'indietro, poi ci ripensa e va in avanti. Covadio non riesce nell'anticipo, la sponda cercata da Prisco, il pallone allontanato da Carta per il Lanusei, poi prova a fare a sportellate Alessio Chiumarulo, non riesce a controllare il pallone ma guadagna insomma questa rimessa con le mani per il Lanusei. Lanusei che deve fare a meno di Bernadotto, schierato dal primo minuto in quel di Rieti nello spareggio contro l'Avellino, che ha avuto in conclusione di prima frazione, lo ricorderete probabilmente, una grandissima occasione che avrebbe permesso di portare Lanusei l'intervallo sul risultato di parità. Così non è andata, Avellino che poi ha raddoppiato nel corso della ripresa ed è andato a guadagnare la promozione diretta in Serie C. Risultato che comunque nulla ha tolto alla stagione da incorniciare del Lanusei, che non vuole lasciare nulla di intentato, comunque vuole provarci in questi playoff, ma altrettanto vuole fare anche il Cassino, che cerca il colpaccio qui in terra sarda. Come detto, Cassino che non si può accontentare, assolutamente deve cercare il bottino pieno. Qui c'è il giro palla a coinvolgere anche Mattia Floris per il Lanusei, la sfera che si impenna, impatta Congiu, non riesce a controllare Tirelli, poi il pallone toccato soltanto da Floris che concede questa rimessa laterale al Cassino. Tre minuti di gioco se ne sono andati nel corso del primo tempo. Ancora nessuna emozione da registrare qui al comunale Licius di Lanusei, ancora Congiu, dominatore delle palle alte in questo avvio. La sfera che viene raggiunta da Trivelli, che prova a combinare sull'out di destra con il compagno di squadra in maglia numero 5, se non vediamo male, anzi si trattava, chiedo scusa, di Cristian Tomassi con la maglia numero 18, non è riuscito a portare avanti questa azione. C'è spazio dall'altra parte per Floris, un po' isolato da questa parte del campo. Floris riesce in qualche modo a propiziare questa rimessa in zona offensiva per il Lanusei. C'è stata una buona chiusura difensiva in questo caso da parte dell'esterno di sinistra del Cassino. È pronto Herman Covadio con la rimessa, trova ancora Floris il pallone di ritorno, poi di prima intenzione per Ladu. Ladu non vede sbocchi, allora preferisce appoggiarlo indietro per Congiu. Insiste il Lanusei, Licaju, Congiu di prima e ancora il capitano Pietro Ladu, fermato bene qui da Darboe, però mette ancora il pallone oltre la linea laterale. Covadio, arriva Ladu, lascia rimbalzare il pallone. Pietro Ladu cerca sempre con lo sguardo la discesa di un compagno, probabilmente Carta, che però non è pronto alla ricezione, allora si cambia lato sulla destra, può godere di qualche metro di spazio. Covadio chiede l'1-2, non lo ottiene. Floris calibra il mancino, la parata sicura da parte di Palombo, è arrivata dunque la prima conclusione nello specchio della porta. Ci ha provato il Lanusei per primo al minuto 4:40 del primo tempo. Un mancino, attenzione qui ancora il Lanusei che insiste, che vuole passare in vantaggio. Floris al limite dell'area, il pallone sul sinistro, cerca il mancino a giro, ribattuto, la botta dalla distanza e ancora sicuro Mattia Palombo in due tempi. Due
opportunità nel giro di un minuto per il Lanusei. Con due tiri in porta, entrambi abbastanza centrali a dire il vero, allora Palombo vado a trovare pronto. Palombo che è andato a rilanciare lungo il pallone, qui può controllare il Cassino con Darboe, c'è una discesa sull'out di sinistra da parte di Centra. Vediamo un po' qual è l'indicazione arbitrale, qui assegnata la rimessa al Lanusei, già battuta Copadio Ladu. Qui mister Gardini chiede che i suoi ragazzi ripetano questa rimessa laterale, anzi nella zona purtroppo ostruita dalla panchina rispetto alla nostra visuale c'era un giocatore a terra, si trattava di Centra, rimasto appunto sul terreno dopo un contrasto in precedenza, ancora ritardata la ripresa del gioco, rimessa assegnata al Cassino che andrà sportivamente a restituire il pallone direttamente tra le mani di Cosimo Lagorga. Allora da che può riprendere da Congiu all'altro centrale difensivo del Lanusei, Federico Bonu, ancora Congiu. Bonu, il dialogo tra i due mentre il clima è davvero di festa sugli spalti con i tifosi ogliastrini che saltano, cantano, cercando di accompagnare la loro squadra all'ennesima vittoria di una stagione comunque vada assolutamente da incorniciare. Covadio qui riesce l'1-2, buona la manovra qui sulla destra, si sviluppa molto bene l'azione del Lanusei, Clodis può avanzare, si accentra, il pallone sempre sul mancino, il tentativo di tiro dalla distanza da dimenticare però per Mattia Floris, e allora nulla di fatto, ma Lanusei che ci sta provando con buon piglio, Lanusei che ci attendevamo forse un po' scarico dopo la delusione della scorsa settimana. Del resto ne avevano parlato non solo il mister Gardini ma anche Pietro Ladu proprio nella sala stampa di Rieti, hanno detto per noi sarà soprattutto una settimana di scarico, affronteremo i playoff come se fossero un premio visto che non rappresentavano un traguardo prefissato all'inizio della stagione, la giocheremo senza particolari patemi, ma l'approccio fin qui della squadra ogliastrina è stato migliore apparentemente rispetto a quello del Cassino che ancora un po' deve trovare le misure in questa gara. 7:40 per l'esattezza sul cronometro del primo tempo, due tiri in porta registrati fino a questo momento entrambi di marca Lanuseina. Vediamo se il Cassino riesce a costruire qualcosa con questa azione. Il pallone rimesso verso Prisco, prova a proteggere il pallone, ci sono due avversari sulle sue tracce, allora perde la sfera il bomber del Cassino, il Lanusei che cerca di imbastire una nuova trama, Covadio però sceglie di ripartire direttamente dalle mani di Lagorga, l'ha servito Bonu, avanza palla al piede il centrale difensivo del Lanusei, dialogo ancora con Congiu, si è abbassato Ladu per ricevere il pallone, ha girato ancora all'indietro per Congiu, Bonu e poi dall'altra parte verso Carta, subito attaccato da Pietro Trivelli per il Cassino che ha il compito di andare a proteggere, presidiare quella zona laterale del campo. La rimessa sarà da ripetere e sarà in favore del Cassino. Riceve Imperio Carcione, il capitano del Cassino, poi calibra questo lancio con il destro, Darboe con la sponda, tutt'altro che disprezzabile, verso Prisco che però non riesce ad arrivarci coi tempi giusti. Si lotta ancora sul pallone con l'arbitro che lascia giocare, il possesso è ancora per il Cassino che si affida a Tirelli, un pallone calciato in avanti senza ci fossero giocatori appunto del Cassino pronti a ricevere questo suggerimento. Licaciu avanti, Chiumarulo e poi ancora il numero 4 centrocampista del Lanusei, Matteo Licaciu. Due si muovono ora sul filo del fuorigioco, si tratta di De Montis e poi anche di Chiumarulo, mentre avete visto probabilmente poco fa nella zona dello stadio comunale Licius adibita agli ospiti sono arrivati
alcuni sostenitori del Cassino, intanto di striscione, pronti a sostenere appunto la loro squadra in questa delicata semifinale playoff. Qui un buon recupero di palla da parte della squadra ospite, ma naufraga subito il possesso. Attenzione perché si aprono ancora dei varchi interessanti per il Lanusei, con Mattia Floris chiede il pallone. Covadio c'era, un corridoio importante anche per lui, poi pasticce il Cassino che viene però salvato tra virgolette dal fischio dell'arbitro, che concede questo calcio di punizione, una spinta di troppo secondo il signor Sicurello della sezione di Seregno. Allora avanza il Cassino, il pallone sulla destra con il giocatore in maglia numero 16, Davide Centra. La rimessa sarà per il Lanusei. Attenzione ancora al Lanusei, qui c'è il taglio in profondità di Ladu, cercata la combinazione. Cassino che sta concedendo degli spazi al Lanusei in questo avvio, quando sta per scoccare l'undicesimo nel corso del primo tempo. Prova a controllare questo pallone d'Arbo e lo alza, ma prende in controtempo Prisco. Ancora Cassino, Tirelli, il pallone intercettato dal Lanusei che poi gioca centralmente con Licaju, apre molto molto bene a sinistra dove c'è De Montis, la discesa palla al piede, il taglio di Chiumarulo ignorato, arriva però anche Floris dentro ancora per il compagno che non era terminato in posizione di offside secondo il primo assistente, era tutto buono. Ovviamente è arrivato l'intervento in anticipo da parte di Mattia Palombo. Allora Cassino che costruisce con centro, il pallone in avanti per Marcheggiani, il duello fisico con Bonu, alla meglio il difensore centrale del Lanusei che protegge l'uscita di Cosimo La Gorga. Ladu, i ritmi di questa partita sono quelli tipici di fine stagione, le squadre che si stanno affrontando a viso aperto con ritmi non vertiginosi. È stato comandato questo altro calcio di punizione con anche le proteste da parte di Carcione. C'è Ladu sul punto di battuta del calcio di punizione per il Lanusei, 12 e 15 sul cronometro del primo tempo, 0-0 il risultato al Licius. Non ci sono state ancora occasioni clamorose, due tiri in porta come già ripetuto in più di una circostanza, entrambi per il Lanusei. Buona ancora la discesa sulla destra per Herman Covadio, il pallone messo al centro, ci arriva con un istante di ritardo Andrea De Montis. Altra possibilità comunque interessante per il Lanusei che come detto si sta proponendo con maggior costanza rispetto al Cassino. Il pallone è rimesso in gioco verso Prisco che si propone costantemente come riferimento offensivo, nemmeno qui riesce a proteggere il pallone. Ladu, lo scavetto a cercare e trovare Mattia Floris, appoggia verso sinistra dove c'è Carta, sceglie di andare con il dribbling sul suo avversario diretto, si trattava di Tomassi, con il pallone ancora fuori, rimessa Lanusei. Pallone appoggiato verso Ladu, alza in direzione di Licaju che poi fa scorrere verso Covadio con grande scioltezza, la manovra del Lanusei anche piacevole da vedersi. Qui Covadio chiedeva la rimessa, non è così secondo l'arbitro che assegna dunque il pallone al Cassino. Pronto Nocerino, chiede e ottiene il pallone il compagno, poi lancio lungo verso Prisco, anche qui con un i tempi dell'intervento poi in ritardo. Carta indietro un po' corto verso Bonu che è messo un po' in difficoltà dal compagno, poi riesce a uscirne, l'anticipo di Carcione, tocca verso Tirelli, poi una serie di tocchi di prima per il Cassino che cerca di sviluppare la propria azione sul corridoio di destra, qui l'ultimo tocco e del giocatore in maglia numero 7 del Lanusei, si trattava di Mastro Marino. Allora rimessa a metà campo d'attacco per il Cassino, si fa vedere Marcheggiani, la sponda con il petto all'indietro, poi ancora il dialogo con il pallone nuovamente per Marcheggiani, il cross sul secondo palo a cercare Prisco, intervento con i tempi giusti per Congiu che prolunga la traiettoria del pallone, pallone che si spegne poi oltre la linea laterale. Allora ci sarà la rimessa in gioco per il Cassino che ora cerca di premere con un po' più di vigore quando siamo al
quarto d'ora quasi del primo tempo, risultato inchiodato sullo 0-0. Real Licius, Nocerino si prepara per un'altra rimessa molto lunga con le mani verso il centro dell'area, la sfera allontanata, la raccoglie ancora il giocatore del Cassino in maglia numero 16, Davide centra, vediamo se si sviluppa l'azione di contropiede del Lanusei con Mastromarino, che però è un po' isolato là davanti, deve temporeggiare in attesa di rinforzi. Arriva Di Caju, c'è smarcato ancora a destra con spazio, Covadio chiede l'1-2, Floris può calibrare il mancino, la respinta da parte del portiere, poi nessuno dei giocatori della Lanusei riesce ad avventarsi sulla ribattuta, non è finita, altro cross verso il centro, allontana Nocerino di testa il Lanusei che si affida ancora a Ladu, Mastromarino e poi Carta. Quindicesimo in corso, arrivano anche gli applausi per questo tentativo offensivo prolungato da parte del Lanusei, che ha trovato la terza conclusione in porta della partita. Ladu riallontana Tirelli, raccoglie Covadio, mette giù con il petto, trova in avanti Floris, duello con Nocerino che ha la meglio anche dal punto di vista fisico. Marcheggiani impatta di testa ma non riesce a trovare compagni. Licaju con giù, alza verso Floris, non riesce nel tentativo di sponda verso Ladu. Nocerino si protegge e allontana, c'è sempre in anticipo Congiu, uno dei migliori in questo inizio di partita. Ladu, pallone ancora sul sinistro, trovato Chiumarino, chiede un fallo di mano, il giocatore della Lanusei non viene accontentato, l'azione d'attacco però della squadra ogliastrina non è ancora terminata, qui sbaglia tutto Covadio. Abbastanza arrabbiato in panchina mister Corrado Urbano, vede che la sua squadra ha avuto un approccio un po' timido in questa partita, vuole cercare di girare un po' le cose. Carta, buona la sponda qui, ancora la trama fitta del Lanusei a cercare Floris, largo a destra, riesce a passare Floris, attenzione perché in aria, si sposta sul sinistro, vince il rimpallo, allontana Darboe, non è finita, Covadio manovra al limite dell'area, poi all'indietro il suggerimento verso Carta, Mastromarino, la catena di sinistra del Lanusei, cross morbido verso il centro dove non ci sono maglie bianche, naufraga questa azione, ma come detto è piacevole la manovra della squadra ogliastrina che si esprime con grande scioltezza, con grande sicurezza. Cassino ancora deve entrare al meglio in questa gara, prima si vista troppo poco la squadra ospite, qui è buona la sponda per Prisco, calcia col mancino il controbalzo, il pallone alto sopra la traversa, ci ha provato quantomeno, soprattutto a rompere il ghiaccio, insomma squadra ospite con il mancino dalla lunga distanza di Prisco, nessun problema per la Gorga, registriamo comunque quantomeno il primo tentativo verso la porta del Cassino, primo tentativo che è giunto al minuto 18, del tutto innocuo come detto per la Gorga. Buonu ha ricevuto sulla rimessa come sempre Ladu, va a vedere per giocare il pallone, Congiu dialoga ancora con Buonu. Buonu che qui deve portare palla, prova Covadio, Licaju, giovanissimo centrocampista del Lanusei, qui legge bene la situazione, non fa altrettanto però Carta che pasticcia, arriva a risolvere questa situazione potenzialmente intricata. Buonu, Covadio può mettere giù con il petto e servire in avanti Floris che viene però anticipato bene di testa da Nocerino, c'è la rimessa in gioco per il Lanusei. Mentre siamo entrati nel 19° minuto di questa prima frazione, Covadio sul punto di battuta, Chiumarulo prova a lottare con il fisico alla peggio ma il possesso del pallone ancora per il Lanusei. Carta, Ladu, De Montis voleva qui servire Carta, leggermente troppo avanti questo pallone che si spegne oltre la linea laterale. Allora ci sta, il discorso è che sono tutti giovani, a questi livelli tutti puntano chiaramente. Prisco prova a lottare come spesso gli è successo in questo inizio di partita, i palloni giocabili ne ha avuti però davvero pochi.
Marcheggiani invita l'azione qui Tirelli, ma senza successo. Allora Ladu, tutto di prima, ancora molto bene il Lanusei, buonissimo il recupero di Nocerino, uno dei più diligenti senz'altro in campo fino a questo momento per il Cassino. Marcheggiani ancora, e un altro errore di precisione nel passaggio, ha recuperato Floris. Ladu, un'occhiata verso Chiumarulo, chiesto un altro tocco con la mano, stavolta l'arbitro opta non solo per concedere il calcio di punizione ma anche per estrarre il primo cartellino giallo della gara all'indirizzo di Nicolas Di Filippo. È successo al 20° e 25 secondi della prima frazione, dunque il primo giocatore a terminare sul tappino dei cattivi del signor Marco Sicurello di Seregno è appunto Nicolas Di Filippo per il fallo di mano compiuto poco fa. Ladu alza un pallone morbido in anticipo, Carcione lavora poi Darboe, centra direttamente tra i piedi di Ladu, ancora a smistare centralmente verso Floris, dentro per Chiumarulo, c'è il recupero di centra, Chiumarulo però è ancora sul pallone a ridosso della bandierina, scambia con Covadio, Licaju può calibrare il cross messo fuori di testa da Carcione, arriva Carta, ancora il forcing del Lanusei, buonissima la prima frazione fin qui la squadra di mister Aldo Gartini. Ladu si gira, poi trova ancora Floris, alza il pallone Floris, Chiumarulo in posizione regolare, i giocatori del Cassino sono un po' sorpresi in questo caso ma era tutto buono. Covadio, spina nel fianco là a destra, Covadio dentro questo pallone per De Montis, altro cross sul secondo palo, leggermente troppo lungo per Floris. Lanusei si lascia guardare ancora una volta, infatti fioccano gli applausi dalle tribune del Licius, un Cassino che deve necessariamente fare qualcosa di più per essere incisivo. Siamo esattamente alla metà del primo tempo, ancora un rischio per squadra in maglia blu con Tribelli che riesce però a questo buono spunto, il pallone largo a destra per Tomassi, poi la sfera che si perde, è lontana dai pali della porta difesa dalla Gorga che è già pronto con la rimessa. Avanza Bonu, trovato qui Licaju da Mastromarino e poi Pietro Lado, ancora il capitano del Lanusei a organizzare con calma l'azione d'attacco della sua squadra. Riceve ancora Ladu, la discesa, ci sono ancora tanti metri a disposizione del Lanusei, può avanzare contrastato molto blandamente i giocatori del Cassino, stavolta c'era la segnalazione di fuorigioco. Mentre Ladu va a spiegarsi con i compagni, in particolare ce l'ha con Covadio in questo caso. È ripreso il gioco con battuta del calcio di punizione da parte di Mattia Palombo. Darboe per Tirelli, Prisco cerca l'ennesima sponda della sua partita, qui secondo l'arbitro viene leggermente spinto alle spalle da Bonu, dunque c'è il calcio di punizione per il Cassino. Farà sgolarsi in panchina Corrad Urbano, dall'altra parte il collega Aldo Gardini molto più tranquillo, del resto il Lanusei in cui senz'altro ha giocato meglio rispetto al Cassino. Siamo però soltanto agli inizi di questa partita, ancora molto lunga, 24esimo lancio in profondità, buona la chiusura difensiva di Carta che concede però il corner, dovrebbe essere il primo della partita per il Cassino al appunto 24esimo. Ovviamente raggiungono 16 metri tutte le torri del Cassino, a cominciare da Prisco, c'è anche Marcheggiani, c'è Nocerino, c'è con il numero 4 anche Nicolas Di Filippo, è pronto il pallone calciato non benissimo a dire il vero, troppo basso la bandierina del corner, ha recuperato Carcione. Mentre arriva notizia intanto anche del vantaggio del latte dolce sul campo del Trastevere qui sulle tribune del Licius di Lanusei,
due squadre sarde, i playoff. È stato interessante questo per il movimento isolano. Cassino che, come detto, prova a scrollarsi di dosso un po' di timidezza in questo avvio di gara, ma nemmeno qui riesce a costruire un'azione pericolosa. Il pallone viene allontanato dove non ci sono giocatori del Lanusei pronti a proseguire questa azione, dunque la rimessa in gioco che verrà affidata al Cassino e in particolare a Nicolas Di Filippo. Qui forse una spinta ai danni di Marcheggiani, non è così secondo l'arbitro, allontanato Congiu, poi è intervenuto anche De Montis quando il pallone però aveva superato la linea laterale. Allora ancora rimessa laterale per il Cassino. Se ne sono andati quasi 26 minuti di gioco. Carcione ribatte Chiumarulo, allora si deve riniziare dalle parti di Palombo. Passa Palombo. Onda di testa a cercare Prisco, leggermente troppo lunga. Allora è pronto Carta per il Lanusei. In avanti questo suggerimento verso Chiumarulo. Ha recuperato, ha messo giù Carcione. L'anticipo sul tentativo di ricezione qui di Marcheggiani, c'era anche la segnalazione dell'arbitro. Allora il calcio di punizione già battuto dal Lanusei con Congiu. Ladu sbaglia il tocco qui, anzi no, perché quel pallone arriva a destinazione anche se c'è questo tiro dalla distanza per Prisco con il sinistro, ha avuto tutto il tempo per calibrare. È riuscito a inquadrare pienamente però lo specchio della porta, secondo tentativo però della gara per il Cassino, 26esimo, sempre Prisco a provarci così come era accaduto al 18esimo. La pressione che qui si alza in maniera veemente per il Cassino fin dalle parti di La Gorga. Resiste Carta qui ma commettendo fallo secondo l'arbitro, e allora punizione Cassino. Prova ad accelerare in questa seconda metà della prima frazione. Posiziona la sfera per la battuta del calcio di punizione il vice capitano del Cassino Fabrizio Tirelli. Poi la battuta rapida da parte di Carcione per sorprendere il Lanusei. Il colpo di testa di Di Filippo, arriva sicuro la Gorga a bloccare il pallone, a farlo su e a rilanciare subito lungo, sperando nella fuga di Chiumarulo che però è troppo solo. Insegue il pallone, Ladu riesce a tenerlo in campo, anzi no. Arriva la segnalazione dell'assistente, ben posizionato, dunque la rimessa è per il Cassino. Vanno Cerino con le mani in avanti, Prisco la sponda di testa interessante verso Tribelli. Attenzione a Tribelli che prova a puntare Bonu, gira su se stesso, arriva anche Covadio a rinforzo per il Lanusei. Pallone perso qui dal Cassino, lo lavora bene Ladu che sceglie ancora Covadio. La discesa del numero 2 contrastato in maniera dura ma regolare oltre che efficace da parte di Nocerino. C'è solo la rimessa per il Lanusei. Covadio per Licaju all'indietro, Covadio contrastato, Congiu non riesce a trovare bene l'impatto con il pallone, allontanato comunque Bonu per il Lanusei. Il pallone che arriva dalle parti di Floris, avanza Floris, riesce a dialogare qui con De Montis, ancora Floris che prova a sfondare, qui non ci riesce, cercava con una finezza di superare il suo marcatore. Ennesimo anticipo di questo primo tempo per Congiu, davvero perfetto nelle sue chiusure. Floris, De Montis, ancora fitta trama di passaggi per il Lanusei per trovare il varco giusto e siglare la rete dell'1-0. Chiede e ottiene il pallone qui De Montis, può calibrare il cross sul primo palo, ha provato addirittura con il tacco, Chiumarulo a beffare Palombo, non c'è riuscito, ma comunque altra buona costruzione della manovra senz'altro per il Lanusei. Tutto questo è successo al minuto 29. Dall'altra parte ha già recuperato la squadra di casa.
da Mastromarino a Ladu, centralmente Chiumarulo alla sponda, ancora Ladu, converge l'1-2 qui, ancora a premiare il capitano del Lanusei, Floris dentro, Ladu qui, provvidenziale la chiusura di Carcione che non abbocca la finta del numero 10 avversario. Qui c'è il fallo ai danni di Marcheggiani e c'è anche la prima ammonizione della gara nelle fila del Lanusei. A rimediarla è stata il difensore centrale Andrea Congiu, ha cercato di fermare questa ripartenza da parte del Cassino, ammonizione che è arrivata esattamente alla mezz'ora del primo tempo, quando il risultato qui al comunale Licius è ancora inchiodato sullo 0-0. Il fischio arbitrale che fa riprendere il gioco, Darbo e Tirelli, buono il movimento, poi l'imbucata dentro per centro nell'uno contro uno con la Gorga, il Cassino in vantaggio a sorpresa al trentesimo del primo tempo, l'invenzione per liberare al tiro, Davide centra molto freddo a battere la Gorga nell'uno contro uno e a realizzare il gol che permette al Cassino di essere in vantaggio dopo un primo tempo fin qui abbastanza sofferto, con poche occasioni portate insomma dalle parti di La Gorga. Bellissima azione qui però davvero con il taglio di centra che è arrivato coi tempi giusti, applausi per il passaggio dentro di Tirelli, invenzione che vale l'1-0, gol pesante questa semifinale playoff. E vedremo anche quale sarà l'impatto mentale, uno svantaggio sulle Lanusei che aveva fin qui interpretato molto bene questo primo tempo. Il pubblico prova a rincuorare i propri beniamini con questo applauso al momento della ripresa del gioco. Chiumarulo riesce a trovare Ladu, largo a sinistra c'è come sempre il laterale, la squadra mister Gardini, ovvero Carta, qui prova a passare in mezzo a due, Mastromarino insiste, Carta inseguito da Darboe, contro due avversari può poco, ma passa ancora Mastromarino dentro, Chiumarulo troppo lungo, recupera Palombo senza problemi. Tirelli, poi il pallone che arriva dalle parti di centra, Prisco di prima apre lo spazio per Tribelli che si lancia all'inseguimento del pallone in abbondante anticipo, però Bonu alleggerisce verso la Gorga e poi Covadio di prima in avanti, questo pallone a cercare Ladu in anticipo, però anche Nocerino spedisce di nuovo la sfera dall'altra parte, lascia rimbalzare Covadio, farà ripartire l'azione del Lanusei. Bonu, Mastromarino, ancora Bonu, Carta dialoga con De Montis, attenzione a Marcheggiani che favorisce in qualche modo il recupero di Darboe, attenzione al Cassino, il pallone dentro per Tirelli, c'è Prisco all'interno dell'area, qui Tirelli non riesce a raggiungere il pallone in tempo utile, allora ci sarà semplicemente una rimessa dal fondo per la Gorga quando siamo arrivati al 33esimo del primo tempo, con il risultato che è cambiato qui al comunale Licius di Lanusei, il Cassino è in vantaggio alla prima vera occasione da gol avuta, invenzione di Tirelli per la discesa di centra e ha battuto la Gorga nell'uno contro uno. Ladu e poi De Montis, Licaju, fa vedere Covadio, suggerimento qui sbagliato, contraccolpo psicologico che si fa sentire per il Lanusei, Marcheggiani è solissimo e sbaglia il gol del 2-0, rasoiata con il destro in diagonale che si spegne fuori di un soffio. Una palla persa abbastanza banale è nata questa grossissima occasione per il raddoppio del Cassino, capitata sul piede destro di Francesco Marcheggiani. Ladu verso Congiu, quindi Licaju e poi Bonu, istante di sbandamento per il Lanusei, attenzione al movimento di De Montis che però non viene servito, l'anticipo secco di Carcione su Chiumarulo, il Cassino che si ripropone in avanti, Tribelli si sposta e il pallone in avanti molto bene, l'1-2 con Prisco, la gran parata qui di La Gorga ad arpionare il pallone con un piede in uscita bassa
scongiura il raddoppio del Cassino dal 34esimo, sta sbandando però pericolosamente ora il Lanusei dopo la rete dello 0-1. È ancora qualche rischio qui con il pallone che viene però recuperato e proposto sulla destra dove c'è Mattia Floris, può avanzare, palla al piede, Floris attaccato forte da Centra, quindi Ladu, la Veronica di Ladu si gira, calcia con il mancino, prova a inserirsi, anche Chiumarulo raccoglie Palombo senza problemi, prova a riprendere un po' in mano le redini il Lanusei dopo 4 minuti davvero difficili con il gol dello 0-1 incassato e altre due nitide occasioni concesse al Cassino. A questo punto ha avuto le migliori occasioni in generale di questa gara. Avanza, palla al piede, Bonu di prepotenza, va ancora il difensore della Lanusei che guadagna questo calcio di punizione dalla tre quarti. Si è caricato la squadra sulle spalle in questo momento di difficoltà. Bonu anche il dribbling secco, toccato sul piede d'appoggio, parsa corretta qui assolutamente la segnalazione dell'arbitro. Posizione questa ovviamente invitante per Pietro Ladu che non a caso è già sul punto di battuta di questo calcio di punizione. Siamo entrati in questo momento nel 36esimo minuto di gioco, vediamo se il Lanusei riesce a rispondere con il proprio capitano dopo aver rischiato grossissimo anche dopo lo 0-1 a opera, ricordiamo, di Centra, fin qui match winner di questa partita. Ora comunque molto lunga qui al Licius, Palombo con grande cura va a sistemare la sua nutrita barriera, conosce molto bene ovviamente le caratteristiche di specialista sui calci piazzati di Ladu, potrebbe pensare anche a uno schema per sorprendere un po' il Cassino, anche se la soluzione più gettonata è quella a giro sopra la barriera. Si attende soltanto il fischio dell'arbitro che arriva in questo momento, la rincorsa di Ladu. Va Pietro Ladu, cerca una battuta bassa qui probabilmente per far passare il pallone sotto la barriera, pallone respinto, insiste Ladu, però non è finita, il dribbling di Ladu non demorde Tirelli, contropiede del Cassino con Marcheggiani che apre lo spazio per Tribelli, la corsa per difiato del numero 11, un'occhiata verso Prisco che taglia dall'altra parte, ha recuperato però molto bene il posizionamento difensivo il Lanusei, Marcheggiani a Darboe, vicino a lui servito Darboe, poi il pallone ancora sulla destra, attenzione qui al tentativo in velocità da parte di Tomassi per il Cassino che ha cercato anche un fallo senza però trovarlo. Allora semplice qui il recupero da parte del Lanusei, Congiu, Licaju, ancora Congiu, Ladu con pazienza, il Lanusei un po' più deciso ora il pressing del Cassino rispetto ai minuti iniziali di questa partita. Bonu, Ladu lungo a cercare Floris, lotta con Carcione, Carcione che ha la meglio e riesce a ottenere la rimessa laterale. Chiama raccolte i compagni, Nocerino prima dell'esecuzione di questa rimessa laterale è lunga a cercare la testa di Marcheggiani, interessante la sponda verso Tribelli, arriva in anticipo Carta, può mettere giù Covadio, il contrasto forse irregolare ma lascia proseguire l'arbitro. Licaju, ancora Licaju trattenuto anche per un istante, riesce comunque a far pervenire il pallone dalle parti di Chiumarulo, apre il gioco a sinistra dove c'è De Montis che però è costretto a inseguire il pallone, cerca anche la finezza qui ai danni di Tomassi, il pallone era uscito fuori, nessun problema per il Cassino. Chiumarulo finisce giù senza fallo, Darboe all'indietro, Carcione lancia in avanti sperando nello scatto di Marcheggiani, lascia rimbalzare il pallone, rischia grossissimo Congiu, attenzione a Marcheggiani, la corga ancora, riesce a tener lì il pallone, secondo intervento molto molto importante del portiere del Lanusei al minuto 39. Incredibile cosa tutto stiamo facendo. Covadio, Ladu, terza occasione nitida per il Cassino per riuscire a raddoppiare. Ladu, a spazio Ladu, con la solita eleganza ha cercato di
liberarsi al tiro. Marcheggiani qui prende un istante in controtempo Congiu, che è stato protagonista di una prima parte di primo tempo davvero eccellente. Poi Marcheggiani e Prisco hanno iniziato un po' a impensierirlo in maniera continua. Floris, avanza ancora Floris, i ritmi sono sempre blandi. Covadio, Ladu, Licasciu, poi arriva De Montis, l'1-2 qui riesce bene, ma la chiusura provvidenziale di Carcione. Ancora Lanusei con Covadio verso De Montis, alza il cross, finisce giù Chiumarulo che cerca di richiamare l'attenzione dell'arbitro. Ancora Carcione, uomo ovunque la linea difensiva del Cassino, mettere in fallo laterale. Ladu non riesce a superare nell'uno contro uno Tribelli. Covadio, Ladu, anticipo di Prisco, riesce anche a superare molto bene in dribbling Licaju, poi troppo lungo il suggerimento per Tribelli, applaude comunque mister Corrado Urbano in panchina. De Montis per Ladu, subito in avanti verso Chiumarulo, braccato con fisicità la Carcione, mentre sugli spalti qualcuno rumoreggia, avrebbe insomma gradito la concessione di un calcio di punizione. Mancano 4 minuti, poco meno, al termine del tempo regolamentare. Qui a Lanusei sempre Cassino in vantaggio grazie alla rete di Centra al 30esimo, e Cassino che ha avuto almeno altre 3 chance nitide per raddoppiare. Darboe qui prende in controtempo totalmente Prisco, ha recuperato la Gorga, gran protagonista di questo primo tempo, 2 parate davvero di gran livello, e non c'erano dubbi sulla qualità senz'altro del portiere della Lanusei, tra i principali protagonisti di questa stagione. Floris riesce ad arrivare sul pallone, Ladu, Chiumarulo dietro per De Montis, prova a sfondare centralmente, De Montis dentro per Mastromarino in posizione di offside. Mastromarino con il pallone che era stato poi anche allontanato. E allora nulla di fatto, la segnalazione che era stata tempestiva da parte del primo assistente. Ancora una rete di passaggi per liberare l'uomo sul filo del fuorigioco per il Lanusei, partito leggermente in anticipo secondo la lettura arbitrale. Gioco che è ripreso, Darboe prova a mettere giù con il petto, ci riesce, all'indietro per Di Filippo, quindi Tirelli respinge Ladu nel duello tra numeri 10 di prima. Quest'altro pallone in avanti sempre verso Pietro Ladu, marcato molto fisicamente anche da Carcione, pallone che passa verso Floris, lo protegge il numero 11, la finta, poi il tentativo di tiro, il pallone che si impenna e incoccia sulla traversa, è ancora buono, Chiumarulo rimette verso il centro a cercare ancora Mattia Floris, ci ha messo una pezza il Cassino, riprende vigore il Lanusei che ora può usufruire di questa rimessa laterale già battuta. Floris, bene, verso Licaju, il cross, è finito giù Chiumarulo, l'arbitro non lo ha degnato però neanche di uno sguardo. Palombo tiene lì il pallone, poi lo raccoglie cercando di guadagnare anche qualche secondo. 1 minuto e mezzo alla chiusura del primo tempo, ci sarà probabilmente anche qualcosa da recuperare, vedremo la segnalazione dell'arbitro. Il rinvio lungo di Palombo verso Marcheggiani, ci arriva prima di testa carta, poi Marcheggiani che prova a toccare ancora verso Prisco, continua a lottare sulla sfera con Bonu, inseguito dallo stesso Marcheggiani, guadagna con esperienza questa rimessa dal fondo Federico Bonu. Sbaglia però la rimessa, ma Prisco non riesce ad approfittarne. Ladu, arriva carta, sulla sua verticale c'è anche Mastromarino, dentro per Ladu in anticipo Carcione, tra i migliori in questo primo tempo per il Cassino, per perfetto nelle sue chiusure. Carta si affida a Licaju, il tocco di ritorno e poi l'apertura, la destra c'è Herman Covadio,
Chiumarulo può girarsi verso la porta, poi tende la collaborazione di Mastromarino, quindi quella di Licaju, chiede il pallone ancora Covadio, tocco di prima verso Ladu, converge leggermente verso il centro, poi trova Mastromarino, ancora Licaju, chiede nuovamente il pallone Covadio, lo vorrebbe anche De Montis, eccolo servito in questo istante. Prova a bucare centralmente De Montis, non ci sono grandi spazi a dire il vero in quella zona del campo. L'arbitro va peraltro a decretare la fine del primo tempo. Allora, dopo i primi 45 di gioco, il Cassino è avanti qui al Comunale Licius di Lanusei per una rete a zero. Decide Centra al trentesimo con la Gorga, grande protagonista per il Lanusei che ha approcciato molto bene la partita, poi ha accusato un momento di grossa difficoltà attorno alla mezz'ora, rischiando peraltro di maturare anche un passivo più pesante. Noi ci fermiamo, ma poi torneremo ovviamente per raccontarvi i secondi 45 minuti della partita. L'Emporio USA, abbigliamento uomo a cassino, è l'occasione unica per te con i nuovi prodotti. Un totale assortimento di abiti uomo, giubbini, giacche, uno stile rinnovato per una stagione a prezzi veramente interessanti. L'Emporio USA, con la nostra qualità a prezzi bassi. Maglieria, camiceria, jeans, scarpe per tutte le occasioni importanti a prezzi bassi, anzi bassissimi. L'Emporio USA vi aspetta in Corso della Repubblica nel centro città di Cassino. Crescere, innamorarsi, prepararsi a una nuova vita. Quando tutto cambia, noi siamo sempre al tuo fianco. Professione casa, quando la tua vita cambia. Mediacentro, la televisione di Cassino e del Cassinate. Le squadre sono tornate in campo per l'inizio della ripresa. Al Comunale Licius di Lanusei si riparte dal risultato di 1-0 in favore del Cassino per effetto della rete realizzata al trentesimo da Centra. Non ci sono state sostituzioni durante l'intervallo. Tutti i componenti delle panchine però stanno effettuando le operazioni di riscaldamento. Il fischio di avvio nel secondo tempo che è arrivato, il Lanusei prova ad agire per primo con Herman Covadio. Poi si riparte dal giro palla arretrato che coinvolge Federico Bonu, quindi carta. Avanza palla al piede, carta De Montis, Chiumarulo anticipato di testa da Di Filippo, raccoglie Marcheggiani, non riesce però a eludere la difesa di Mastromarino che porge poi verso destra dove c'è Ladu, danza sul pallone, Ladu prova a superare la pressione di Tribelli, porta palla ancora il fantasista del Lanusei. Poi dall'altra parte carta, il pallone toccato ancora verso l'esterno di sinistra, c'è la discesa anche da parte di De Montis, calcia con il destro in porta, troppo larga la sua conclusione, nessun problema per Palombo, il Lanusei che però prova a ripartire con piglio migliore in questo secondo tempo. E ci ha provato subito dunque De Montis. Ha lasciato scorrere il pallone, è uscito fuori alla sua sinistra, estremo difensore del Cassino che ora è pronto per rilanciare lungo il pallone. Correggiamo parzialmente quanto detto in precedenza, tutti i componenti nella panchina del Lanusei stanno effettuando il riscaldamento, ci sono soltanto tre elementi per quanto riguarda il Cassino, cercheremo di riconoscerli il prima possibile. Intanto avanza Bonu, lascia tra i piedi di Mastromarino, c'è il taglio, poi abortito da parte di Covadio, Congiu, quindi ancora Licaju. Cassino che dà la sensazione di essere molto più raccolto in questo momento a protezione del risultato, risultato che permetterebbe di approdare alla finale playoff contro una tra Stevere e Latte Dolce, con il risultato che fino a questo momento premia la squadra di Stefano Udassi in vantaggio per una rete a zero. Qui è interessante lo spunto da parte di Cristian Tomassi, viene però rimontato poi da Ladu, ancora il duello tra i due con la rimessa che è per il Lanusei. Chiumarulo, la sponda di petto, De Montis in avanti, Di Filippo di testa, allontana Marcheggiani, poi non riesce a ottenere il fischio, il calcio di punizione che cercava, e allora Lanusei che si è affidato a Pietro Ladu, di testa Bonu,
Prova a mettere giù carta, attaccato da Darboe. Di testa carcione, mette giù Floris per il Lanusei. Ancora Floris, lascia tre piedi di Ladu. Largo a destra, si propone Covadio. Nemmeno qui viene servito, si lamenta Covadio. Il mio giudizio non ha tutti i torti perché ha davvero una prateria davanti a sé. De Montis, la sovrapposizione di carta per vie centrali, insiste il Lanusei con Floris, ancora cercato e trovato esterno di sinistra del Lanusei, mentre può Mastro Marino cercare la percussione sul vertice sinistro dell'area. Qui una leziosità forse di troppo per il giocatore del Lanusei, allora raccoglie Marcheggiani, prova a giocare verso Prisco che però non era partito. L'ultimo tocco è stato proprio del giocatore del Cassino, la rimessa per il Lanusei, terzo della ripresa. Solo un tentativo nello specchio qui da registrare, è stato quello di De Montis, però non ha creato particolari problemi a Palombo. Qui finisce giù Ladu, c'è il calcio di punizione per il Lanusei, già battuto Ladu. Attenzione a Floris, larga verso carta il cross sul secondo palo con il destro, sperava nell'inserimento di Licaju. Raccoglie Tribelli, prova a girare su se stesso, la pressione è irregolare da parte di Covadio, c'è il calcio di punizione per il Cassino che respira allora al quarto. Mentre inizia a piovere. In campo una pioggia leggerissima, per il momento non dovrebbe creare grossi problemi ai giocatori in campo. Intanto seguiamo l'azione di De Montis, Licaju cerca Floris, il pallone allontanato di testa, ci arriva Carcione, il Cassino riesce ad allontanare poi anche con la collaborazione di Nocerino e quindi di Cetra, ma ha già perso il pallone. Ladu, ancora Ladu che si gira, pallone sul mancino, trovato per l'ennesima volta carta, Mastro Marino, vie centrali De Montis, Mastro Marino, De Montis e quindi Bonu. Pallone che passa da una parte all'altra per il Lanusei, ma ancora spazi non ci sono per provare ad affondare il colpo. Allora il pallone perso, il Cassino che cercherà di proporsi con costanza in contropiede in questo secondo tempo, qualora dovesse ovviamente perdurare questa situazione di punteggio che vede la squadra di mister Urbano avanti. Prisco, duello fisico con Congiu, salta a vuoto Marcheggiani, allontana Bonu, Licaju, poi alza un campanile Covadio, carta svetta, anticipo secco e poi l'azione qui cercata dal Cassino con Tirelli, motore dell'invenzione che ha mandato in porta Cetra al trentesimo del primo tempo. Mastro Marino, Covadio, ancora Herman Covadio, lungo per lo scatto di Floris, è uscito dalla propria area Palombo, ha allontanato il pallone non benissimo a dire il vero. Allora c'è spazio ancora per De Montis, attenzione all'interno dell'area, De Montis prova a crossare con il sinistro, lo fa in maniera tutt'altro che pulita e allora pallone oltre la linea di fondo campo, rimessa per Palombo ed è pronto già il primo cambio per il Lanusei. Sarà tra poco il momento di Quatrana che andrà verosimilmente a prendere il posto di Chiumarulo. Ladu, tanto spazio per carta, si allunga anche un po' troppo il pallone ma riesce comunque a passare. De Montis, si gira De Montis, dialogo ancora con il compagno Ladu, ancora una Veronica, viene messo giù, una spinta qui, calcio di punizione per il Lanusei, potenzialmente molto interessante sempre per Ladu, al settimo e 30 secondi della ripresa. Ladu che si è guadagnato questo calcio di punizione, potrebbe batterlo da quella posizione molto centrale, ancora con il mancino, mentre confermiamo il cambio, uscirà Chiumarulo,
ed entrerà Luca Quatrana per il Lanusei. Sarà invece verosimilmente De Montis a battere con il destro questo calcio di punizione, con l'Adu a toccare, quattro uomini in barriera per il Cassino. De Montis sbaglia totalmente la misura della battuta e ora viene autorizzato il cambio. Allora, partita di sacrificio per Chiumarulo, ha cercato di dare il suo contributo là davanti facendo sportellate con i centrali difensivi del Cassino. Tanto lavoro per la squadra, per lui poche opportunità di mettersi in mostra in zona gol. Chiumarulo che riceve comunque i complimenti da parte del suo allenatore. E allora in campo Quatrana, mentre dopo lo scroscio di pioggia è arrivato anche un timido sole. Il rinvio di Palombo, Prisco trova Marcheggiani, la sponda all'indietro, ancora Prisco che torna sul pallone, c'è Tribelli dall'altra parte, Cetra centralmente, ancora Tirelli che scivola, c'era il fallo. Resta a terra Tirelli, decimo del secondo tempo, si rialza ora il numero 10 del Cassino. Si riparte con Di Filippo, alza il pallone verso Prisco, il controllo e poi allarga a sinistra ancora in direzione di Cetra, il taglio di Darboe, c'è anche Marcheggiani, il pallone che sfila fuori non di molto con la Gorga che lo osservava. È ripartito il Lanusei sotto ancora la pioggia battente. Bonu, c'è Floris che protegge il pallone, mani sul volto per Carcione che resta a terra dolorante, insiste Floris, continua a giocare il Lanusei, si arrabbiano i giocatori del Cassino, prova la percussione in aria De Montis, Celicaju, arriva il recupero da parte di Tribelli, continua a giocare anche il Cassino, anzi no, Marcheggiani scaraventa via il pallone per permettere i soccorsi al compagno, il capitano Imperio Carcione. Colpo fortuito al volto ai danni di Carcione che si tocca soprattutto la bocca, sembra in grado di riprendere il gioco, viene aiutato a rialzarsi da De Montis. Tutto a posto, avete visto anche il dialogo con Aldo Gardini, è andato a spiegarsi appunto con il difensore e capitano del Cassino, in cui il rientro in campo viene autorizzato in questo momento. Dunque siamo di nuovo 11 contro 11, Prisco, ennesima sponda, sua partita un po' in ombra rispetto ad altre circostanze, qui finisce anche in posizione di offside. Lanusei che riparte da Mastro Marino. De Montis, qui scavalca praticamente Floris, chiedeva a sua volta un fallo di mano, anche adeguamento tattico per il Lanusei dopo l'ingresso in campo di Quatrana. Condisce largo a destra, centralmente c'è invece Floris. Il bonus si porta il pallone oltre la linea laterale e infatti c'è la rimessa per il Cassino. Thank you.
Pirelli per recuperare il pallone, ma lo perde immediatamente De Montis. Ladu, vediamo se il Lanusei riesce a costruire un'azione di contropiede. Pietro Ladu verso De Montis, va De Montis verso il centro, attende il movimento di Licaju, allontanato il Cassino, perde il tempo dell'intervento qui Marcheggiani, imperioso invece il movimento di Congiu, carta Ladu e poi si propone in sovrapposizione, Ladu fermato, De Montis, Licaju attende l'arrivo di Covadio. Herman Covadio provava qui a servire Ladu che resta a terra, c'è il calcio di punizione per il Lanusei, anche qui posizione potenzialmente interessante sul vertice destro dell'area di rigore, meglio sul prolungamento del vertice dell'area di rigore, Ladu sul punto di battuta. Andrà a calciare con il mancino quando siamo giunti al 13° e 40 secondi nella ripresa qui al Comunale Ligius, Cassino sempre in vantaggio per una rete a zero. Cassino che ha avuto almeno altre tre occasioni per raddoppiare in chiusura di prima frazione, quindi Lanusei ha sbandato dopo aver peraltro condotto un'ottima prima metà di primo tempo. Arriva il fischio dell'arbitro, la rincorsa di Ladu, il tiro col mancino alto sopra la traversa, non di molto però. Registriamo questo tentativo al 14° su punizione. La battuta di Palombo a cercare la testa di Prisco, non riesce a spizzare il pallone che viene raccolto da Bonu. Rischia tantissimo Bonu, brutta palla persa qui da parte del centrale difensivo del Lanusei, per sua fortuna Darboe non ne approfitta con Marcheggiani che si allargava, invece Darboe aveva cercato l'imbucata, non sono capiti i due, è già ripartito il Lanusei, ha già allontanato però Nocerino per il Cassino, si torna dalla Gorga. Congiu. Covadio. Prova a dialogare qui con Quatrana ma non ci riesce, è pronto il Cassino a ripartire con la velocità di Marcheggiani, uno sguardo verso il centro dove c'è Prisco, il cross è troppo lungo però, allora va a recuperare Ladu. Chiede ai compagni una maggior collaborazione, Ladu, compagni che avanzano però al piccolo trotto. Carta. Qui interessante lo scambio a coinvolgere Floris, Mastromarino, il tocco all'indietro, ancora Floris riesce a ottenere il calcio d'angolo. Va a posizionare il pallone sulla mezzaluna De Montis, Congiu all'interno dei 16 metri, c'è Quatrana, ci sono tutti i migliori saltatori del Lanusei. Soltanto due giocatori a presidiare la zona difensiva, si tratta di Carta e di Covadio. Arriva il cross basso e il pallone che viene allontanato poi da Nocerino. Lascia rimbalzare la sfera Quatrana, inseguito da Marcheggiani, resiste alla carica, calcia dalla distanza, il pallone fuori di poco. Ci ha provato Quatrana con il destro molto teso. Altro squillo del Lanusei al 16°. Con il nuovo entrato Luca Quatrana. La battuta che arriva direttamente tra i piedi di Mastromarino. De Montis perde il rimpallo, controlla Prisco, non riesce a superare Federico Bonu, eppure ha commesso il fallo. Prisco è abbastanza grigia la sua partita. Ancora a terra dolorante la caviglia sinistra Umberto Prisco, bomber del Cassino che ha bisogno del contributo dello staff medico del Cassino per
per riprendere il gioco, dovrebbe trattarsi semplicemente di una botta alla caviglia per lui. Viene accusato di qualche perdita di tempo da parte dei supporters del Lanusei. Si rialza seppur a fatica Umberto Prisco, vedremo se condizioni della sua caviglia permetteranno comunque di riprendere il gioco. Viene aiutato da De Montis ad abbandonare il terreno di gioco. Sembra essersi fatto male. In maniera abbastanza seria Prisco è infatti un componente della panchina che stava effettuando il riscaldamento, viene chiamata a raccolta. Si prepara un cambio per il Cassino, anche se fino all'ultimo si proverà a rimettere in campo Prisco. Attenzione a questo cross basso allontanato da Nocerino, con Covadio che lascia scorrere, si accontenta della rimessa laterale. Forse Prisco ce la fa, arriva qualche segnale confortante, prova a assaggiare le condizioni della sua caviglia, allontana intanto Carcione, tocco di testa di Ladu verso Congiu. Prisco è pronto a tornare. A questo punto è definitivo, ce la fa Umberto Prisco che stringe i denti, mentre avanza il Lanusei, il pallone però poi arpionato da Darboe. Carcione alza il pressing ora, la squadra di casa rischia tanto qui Carcione su Floris. Carcione si arrabbia con i compagni perché a suo dire non ha ricevuto la necessaria collaborazione. Palombo di testa, Bono in anticipo, Nocerino, poi Prisco la sponda elegante con il petto, non riesce però a giocare il pallone Tomassi, riparte il Lanusei, bellissimo il movimento di Ladu, allarga in direzione di Floris, cross sul secondo palo, Quatrana non ci arriva, pallone troppo lungo. Tanta qualità nel palleggio davvero per il Lanusei. Mister Urbano che non ha ancora effettuato dei cambi, vedremo se provvederà a breve dopo l'emergenza Prisco che è rientrata ben presto. A tratti ancora leggermente zoppicante il numero 9 del Cassino. Qui c'è il fischio di calcio di punizione in favore del Lanusei, punizione battuta da Bonu verso Herman Covadio. Attenzione al recupero di palla del Cassino che può cercare di costruire il contropiede, c'è già lo scatto di Marcheggiani che ora è in posizione di offside. L'azione si sviluppa sulla sinistra, il cross verso il centro troppo lungo, lascia scorrere la gorga, nessun pericolo qui per il Lanusei quando stiamo per arrivare al 22esimo minuto nel secondo tempo, dunque siamo alla metà praticamente anche della seconda frazione. Resiste il vantaggio del Cassino con il Lanusei che sta cercando di aumentare e di intensificare gli sforzi a caccia del risultato di parità, parità che porterebbe la partita ai supplementari. Ladu qui cercava di far filtrare il pallone verso Quatrana, i due ancora una volta non si sono capiti, Ladu non le manda a dire al compagno di squadra. Palombo lungo, non ci sono maglie blu però, lascia rimbalzare e recupera la gorga. Covadio, un po' troppo corto questo pallone verso Congiu,
recuperato Carcione. Poi centra, alza questo strano campanile verso Prisco, duello aereo l'ennesimo con Bonu, arriva con irruenza un po' troppa secondo l'arbitro Darboe, punizione Lanusei, già battuta. Covadio, quindi Ladu cerca la collaborazione di Covadio, la trova Congiu, ancora Lanusei, Bonu, Mastro Marino. Quindi Herman Covadio, la pressione, tornano indietro con Congiu, Licaju, poi Ladu, sta dannando l'anima di casa Lanusei in questo momento, il pallone che arriva verso Floris, rientra sul destro Floris, il tiro in porta centrale, blocca Palombo in due tempi. Interessante qui lo spunto ancora una volta di Ladu. Floris ha esitato tanto prima di calciare, avrebbe voluto farlo forse con il sinistro. Tanto qui Prisco si aiuta nel duello con Bonu con una trattenuta. Per questo motivo il Lanusei è andato a battere il calcio di punizione. Passa qui Covadio. C'è far pervenire il pallone verso Mastro Marino. Attenzione perché c'è superiorità numerica. Covadio all'interno dell'area, chiede il pallone Ladu, si sposta sul sinistro, poi rientra, indietreggia, c'è la discesa di carta, riceve in questo momento il laterale di sinistra che propone poi la sovrapposizione verso De Montis, intervento in tackle scivolato da parte di Tomassi. De Montis ha ricevuto sulla rimessa laterale, Quatrana si gira verso la porta, pallone ancora al limite dove c'è Ladu, il tiro col mancino e il pallone fuori ancora di pochissimo sulla conclusione di Pietro Ladu, altra chance per il Lanusei al 25esimo. Diversi tentativi della squadra Ogliastrina in questa ripresa. Mancato sempre però un pizzico di precisione. Congiu, De Montis di prima non trova Floris, insegue il pallone Congiu, poi alleggerisce verso la gorga. Bonu. Quindi carta. Inizia ad affiorare anche la stanchezza, come è comprensibile e normale che sia da una parte e dall'altra. Cassino che cerca di proteggersi, di ripartire in contropiede, Lanusei che ha ben poco da perdere, deve cercare assolutamente di recuperare quantomeno il risultato di parità per portare la sfida ai supplementari. Licaju tocca corto verso Mastro Marino, poi De Montis cambia totalmente gioco, Ladu si è spostato largo a sinistra. Lascia scorrere il pallone oltre la linea laterale, poi provvede in prima persona alla rimessa in gioco Darboe con la consueta generosità a caccia della sfera. La rimessa dovrebbe essere per il Cassino, è stata questa la segnalazione dell'assistente. Mister Gardini non è totalmente d'accordo, diciamo così. Nel frattempo siamo arrivati al 26esimo e 20 secondi ed è pronto il primo cambio per il Cassino. Sta per entrare in campo con la maglia numero 3 Giovanni Mattera. Uscirà Umberto Prisco, non al meglio, vittima di una botta alla caviglia sinistra poco fa. Cambio che era stato messo in preventivo per un istante da, da Mister Urbano, che è stato poi rimandato. Entra con la maglia 3 Mattera. Il cambio che arriva al 26esimo, ripetiamo, finisce qui la partita di Prisco, non brillantissima. Vero che non ha avuto tanti palloni a disposizione per potersi far vedere, ma non è stato brillante, diciamo, in generale. Sono gli attaccanti principe del, del Cassino, che riceve comunque una stretta di mano dal suo allenatore. Mattera in campo, Cassino che ovviamente vuole anche un po' proteggersi a questo punto, mentre chiede invano la concessione del calcio di punizione. Marcheggiani resta a terra, il Lanusei che è già ripartito. Bonu si propone ancora in avanti, c'è De Montis che porta palla sul lato di sinistra, attenzione a De Montis, prova l'ingresso in aria, l'anticipo ai danni di Floris, il pallone messo fuori, ora preme il Lanusei con grande costanza il
calcio di punizione che sarà per il Cassino, con Lanusei che si preparava a battere la rimessa con le mani, e invece Carcione è pronto sul punto di battuta. Battuta lunga con il destro, c'è lo scatto in avanti da parte dell'inesauribile Tribelli. Tribelli che è l'ultimo a toccare. Svetta di testa qui Di Filippo, attenzione perché il pallone diventa buono per Marcheggiani. Terza uscita provvidenziale di Cosimo Lagorga a metterci una mano con tanto coraggio, la testa davanti oltre le mani. Questi sono segnali da portiere molto molto coraggioso. Segnaliamo però questa nuova sortita del Cassino al minuto 28 dopo una fase abbastanza sofferta, o meglio Lanusei che crea una buona mole di gioco, che riesce anche a concludere in porta anche se non ci sono state delle occasioni davvero clamorose per la squadra ogliastrina. L'anticipo, il tentativo di De Montis, la rimessa è già battuta. Bonu, che lui si è dannato l'anima, davvero forse il migliore assieme a Ladu nelle fila del Lanusei. Covadio, Quatrana, spinto probabilmente Quatrana, non c'è il fallo però secondo l'arbitro, si continua a giocare. Congiu, Covadio, ancora Congiu e poi Bonu. Avanza Carta, riesce a passare Carta, seguito da due avversari, propone questo pallone basso verso il centro dell'area, allontanato senza esitazioni da Nocerino. Congiu, Covadio, quindi Ladu, Likaju, passa Ladu ancora, cerca il dribbling al limite dell'area, finisce giù, stavolta non c'è il fallo. Pallone che è stato però già recuperato dal Lanusei, ma inizia ad assumere connotati di un forcing questo sforzo offensivo prolungato per la squadra bianco-rosso-verde. Carta non riesce a passare in questo caso, qui molto attento ancora una volta Federico Boni. È scoccata la mezz'ora nel secondo tempo, un quarto d'ora più recupero al termine, un quarto d'ora più recupero per le speranze del Lanusei di mettere in sesto questa partita. Quarto d'ora invece qui si dovrà stringere i denti ancora per il Cassino per riuscire a strappare l'accesso alla semifinale playoff contro una tra Latte Dolce e Trastevere. Al più presto cercheremo anche di aggiornarvi sui risultati da quest'altro campo. Anticipo intanto di Nocerino verso Matera, gira su se stesso Matera, in fuorigioco Tribelli che aveva accennato a uno scatto. Attenzione al Lanusei dall'altra parte, arriva di gran carriera Covadio, si sposta invece verso il centro Ladu, ora prova a rimettere ordine, arriva solo ora Carta, leggero ritardo. Floris, Ladu qui aveva capito tutto il giocatore del Cassino, non è finita, c'è anche Bonu, trova a destra Covadio, il cross dalla tre quarti allontanato facilmente di testa da Carcione, Darboe mette giù con il petto e poi con un calcione allontana. Congiu ha già toccato di testa verso Covadio, che però ha commesso l'errore di lasciar rimbalzare il pallone, pallone che poi è schizzato via, regalata sostanzialmente questa rimessa con le mani al Cassino che tiene lontani i guai. Qui Congiu si è liberato in maniera regolare, ha recuperato poi Matera, in avanti è buona la posizione di Marcheggiani, attenzione a Marcheggiani di testa verso Tribelli, si coordina per il tiro fuori di un soffio, chance per il Cassino al 32esimo. Con Tribelli che ha avuto il tempo anche magari per sistemarsi il pallone, ha calciato sul primo palo. Buona anche l'intuizione di Marcheggiani.
siamo in attesa anche di ulteriori mosse da parte dei rispettivi allenatori, visto che le squadre stanno dando inequivocabili segnali di stanchezza. Solo un cambio per parte, fino a questo momento si pensa anche all'eventualità ovviamente di tempi supplementari, dunque si vuole tenere magari qualche sostituzione per minuti conclusivi. Il Palombo può raccogliere il pallone con le mani, lo deve mettere fuori, anzi non c'è bisogno. È arrivato il suo rilancio lungo, Licaciu, arpiona bene con eleganza Tirelli, poi Marcheggiani che prova a far passare per Tribelli, qui Bonu lotta come un leone ma lotta altrettanto bene, Tribelli dentro per Marcheggiani, arriva la gorga. Qui direi trattenute reciproche, l'arbitro ha optato per un non fischio, non ha avuto tutti i torti visto che entrambi i giocatori si stavano reciprocamente commettendo delle scorrettezze. Carta. Ladu. Ha ricevuto Ladu, ancora per un motorino inesauribile. I compagni però non vanno alla sua stessa velocità. Allora li deve sempre costantemente attendere. Pietro Ladu, che è pronto a sventagliare con il sinistro. Dall'altra parte c'è De Montis che si accentra, il pallone sul destro, ancora metri e metri di spazio per Covadio, ignorato Ladu dalla distanza, respinge Palombo, non benissimo ma in maniera quantomeno efficace. Ancora Pietro Ladu a prendersi responsabilità mentre è pronto un altro cambio per il Lanusei. Quatrana non ci arriva, allora vedremo chi sarà a entrare, dovrebbe trattarsi del numero 18, se non andiamo male Andrea Sicari per il Lanusei. Fuori Mastromarino, questo è il secondo cambio per il tecnico Aldo Gardini, sfinito davvero Mastromarino, non male la sua prestazione, mentre Sicari, che è stato protagonista anche nella sfida di domenica scorsa a Rieti, ha colto una clamorosa traversa nel finale, traversa che avrebbe permesso al Lanusei di accorciare le distanze e di provare a mettere un po' in difficoltà l'Avellino nei minuti conclusivi della gara, così non è andata, vedremo cosa riuscirà a combinare in questi ultimi 10 minuti di tempo regolamentare. Sicari sarà corposo, immaginiamo però anche il recupero. Congiu in anticipo di testa, poi altro duello, qui c'è la spinta di Nocerino, punizione Lanusei. Già non abbiamo attaccato, già battuta da Ladu, Congiu, ancora Ladu, Covadio, Ladu, lo stesso palla, abbastanza lento per il Lanusei in questo caso. Qui Palombo pasticcia, attenzione perché mette in rete il Lanusei proprio con Andrea Sicari al 36esimo del secondo tempo, approfittando di un incredibile sbarione difensivo del Cassino, pareggia il Lanusei nel finale e si riprende il mal tolto Sicari dopo la traversa di cui vi abbiamo parlato poco fa, ed esulta levandosi la maglia, per questo motivo verrà inevitabilmente ammonito, ma nulla toglierà alla gioia dell'attaccante del Lanusei che riprende questa partita proprio mentre sembrava incanalarsi sui binari del Cassino. Doccia gelata per la squadra di mister Urbano, si era illusa di poter controllare e ora lo vediamo reclamare calma tra i suoi giocatori. Cassino che si mangia le mani peraltro per non aver messo al sicuro il risultato quando ne ha avuto l'opportunità, occasioni anche clamorose davvero non sono mancate la squadra ospite. Però attenzione perché l'inerzia anche mentale della gara si può spostare nelle parti del Lanusei, che potrebbe sfruttare questi minuti conclusivi per ribaltare il risultato, altrimenti ripetiamo si andrà ai tempi supplementari. Il pubblico inneggia ad Andrea Sicari, autore dell'1-1. Mentre la sfida è ripartita, Marcheggiani per Tribelli, ancora una spizzata, Tribelli prova a superare Bonu, non ci riesce, arriva Darboe però con la consueta
forza fisica, guadagna il calcio d'angolo da destra. Cassino che vuole reagire immediatamente. Battuto il corner, Tribelli per Tirelli, può calibrare col mancino, troppo lungo, sbaglia tutto qui Tirelli. Si riaccende l'entusiasmo sugli spalti del comunale Licius di Lanusei. Grave l'errore di Palombo, l'occasione dell'1-1, la complicità peraltro del difensore che non l'ha certo aiutato nel suo intervento. Non è che è schizzato via dalle mani del portiere, è stato ribattuto dalla schiena del difensore. A quel punto è stato un gioco da ragazzi per Sicari. Siglare l'1-1, un po' la fortuna anche ad aiutare il Lanusei, che però va detto nel secondo tempo ha cercato di portarsi con grande costanza dalle parti di Palombo e che ha creato anche qualche pericolo. Tirelli, Carcione, ancora Tirelli, numero di Tirelli che passa, poi la verticalizzazione improvvisa per Tribelli, troppo lunga però, tutto facile per la Gorga, un lancio lunghissimo con le mani per la Gorga, Ladu ancora, un tentativo di sombrero addirittura, Carcione si arrabbia tantissimo, il cartellino giallo per il capitano del Cassino, reo di aver alzato un po' troppo la voce con l'arbitro, lo vedete ancora muso duro con il signor Sicurello di Seregno.